Ci troviamo all'Archivio di Stato di Modena e vi presento due documenti molto importanti e significativi per la storia degli estensi. Si tratta di due documenti entrambi redatti nel 1598, l'anno più buio della storia estense, l'anno in cui gli estensi lasciarono definitivamente Ferrara per stabilirsi a Modena. L'investitura imperiale è un grande libro in pergamena ad agnello, scritto a lettere d'oro. Si può vedere il frontespizio con il titolo di imperatore di Rodolfo II. Al termine del libro c'è la sottoscrizione autografa di Rodolfo II, data a Praga il 13 gennaio 1598. Con questa investitura Cesare d'Este viene riconosciuto legittimamente duca di Modena e Reggio. L'investitura imperiale è ricoperta di velluto verde stampigliato in argento e legata al libro c'è questo grande sigillo in cera lacca rossa che reca in pressione l'aquila asburgica, la corona imperiale e tutto attorno i titoli dell'imperatore Rodolfo II come re d'Ungheria, re di Boemia, eccetera. Nella bolla concistoriale segnata dai cardinali e da Papa Clemente VIII, la parte centrale non è altro che la trascrizione delle convenzioni faentine, ovvero, diciamo, la resa incondizionata degli estensi al volere di Clemente VIII Aldobrandini. Uno dei punti particolarmente significativi è relativo al diritto da parte di Cesare d'Este di portare con sé, in esilio, le carte dell'archivio estense. È per questo motivo che presso l'Archivio di Stato di Modena sono tuttora conservate le carte più preziose della storia estense, i carteggi con i principi esteri e i carteggi con gli ambasciatori. L'archivio è aperto a tutti, potete seguire la nostra pagina Facebook e la nostra pagina web istituzionale per avere tutte le informazioni sulle mostre in corso e le modalità di visita.